Benvenuti e bentrovati, nuovo appuntamento con A Tutti a Bici Extra, la nostra puntata numero 194, seconda e naturalmente speriamo, spero ultima anche in edizione home working, il che però non ci impedisce ovviamente di continuare a parlare del nostro amato ciclismo come facciamo attraverso A Tutti a Bici Extra e tutte quante le emittenti su cui è possibile vederlo in Italia da aprile del 2018. Con che cosa partiamo? Partiamo con la presentazione della nuova Cicli Taddei, sicuramente nella MTB una delle squadre più importanti, più forti, con più vittorie degli ultimi anni. Tale si ripropone anche per la stagione 2022. Noi siamo andati a curiosare la presentazione del nuovo team. Probabilmente una delle squadre da battere nella prossima stagione di mountain bike, il team della Cicli Taddei ha presentato il suo roster fra vecchie stelle, si fa per dire, e nuovi arrivi, per quello che sembra essere un perfetto mix tra giovani emergenti e forze ormai consolidate nel panorama nazionale e internazionale del mondo delle ruote grasse. La location è stata quella del rinnovato store della Cicli Taddei di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, recentemente inaugurato. Quest'anno il patron e forza motrice della Cicli Taddei, Stefano Taddei, ha voluto dare una spinta in più al settore del professionismo, creando una squadra elite che doverosamente sarà chiamata a competere nei diversi percorsi off-road in Italia e in Europa. Ma senza tralasciare l'ambito amatoriale, l'altro braccio trainante dei colori biancorossi, con la presenza di atleti di grande qualità ed esperienza. Le novità e le scommesse sono soprattutto nel team degli Elite. Insieme alle certezze di casa Taddei, come il sempreverde Francesco Casagrande, arriva uno degli atleti italiani più costanti degli ultimi anni, l'ex Torpado Riccardo Chiarini. Con loro a completare lo schieramento dei veterani, Stefano spera di recuperare l'altro Francesco, Failli, reduce da una stagione a singhiozzo e con diversi acciacchi fisici. Le scommesse sono i giovani: Vincenzo Saitta, il siciliano proveniente dalla Gianta, allievo di Paolo Alberati, ex professionista su strada e mountain bike, oggi preparatore atletico, e Ramon Vantaggiato proveniente dal team Velociraptor. A chiudere la rassegna del nuovo roster biancorosso Elite, Luca Gargiani e Jan Pastuschenko. Qui siamo nel nuovo negozio Taddei, che è stato inaugurato da pochi giorni. Siamo ritrovati con nuovi compagni per il 2020. 22, dai, abbiamo rinforzato un po' la squadra con qualche elite, con qualche amatore, e niente, si riparte con questa stagione, speriamo sia ancora un po' meglio sotto tutti i punti di vista, e niente, l'impegno e divertimento spero sia come al solito, e andiamo avanti, dai. Senti, Riccardo Chiarini, l'hai avuto tante volte come avversario e anche ultimamente nelle ultime gare Vincenzo Saitta, no, ti ha dato un po' del filo dal torcere, l'abbiamo visto nell'ultima parte della stagione, due atleti che ora sono in squadra. Che acquisti sono stati? Ma dai, secondo me sono due buoni acquisti. Chiarini, diciamo, è un po' una garanzia. Quest'anno ha avuto qualche problema fisico, ma penso che si rifaccia per il 2022 alla grande. E Saitta penso sia uno dei migliori giovani del mondo amatore, del mondo della mountain bike, quindi secondo me ha un buon futuro. E già quest'anno spero, abbiamo visto alcune gare che ha fatto bene. Che stagione ti aspetti? Quest'anno mi aspetto un anno abbastanza ricco di gare e fare tantissime esperienze con gente come Casagrande, Chiarini e Failli, che hanno molta esperienza e sicuramente mi daranno una grossa mano diciamo, a crescere. Ti sei posto un obiettivo? Beh, gli obiettivi sì, l'obiettivo come l'anno scorso era vincere, purtroppo ho fatto tanti secondi posti, poi ho avuto anche una caduta che ha compromesso la stagione. Speriamo quest'anno almeno un obiettivo è vincere una gara, o una, se sono ancora di più, ancora meglio. Che gioiello c'è in casa Taddei? Ma è un bel fiore, sì, è un bel fiore di Sicilia, sì, davvero. Vincenzo ha le qualità per essere uno che ci farà divertire, perché ha un bel motore, ma i numeri da solo direbbero poco, ha una gran bella testa, molta voglia di emergere.
è molto attaccato al suo lavoro e vive per questo, e lo fa anche in maniera scanzonata, non è mai oppresso dall'attenzione pre-gara, cioè se la spassa. Quindi io credo che magari nel fuoristrada, poi tra l'altro è fortemente legato al fuoristrada, ci sono quei piloti che dice guarda in Formula 1 si guadagna milioni, no io voglio fare il rally, ecco lui vuole fare il fuoristrada, e quindi sono molto contento di averlo potuto portare in quella che noi riteniamo sia la squadra più adatta a lui, e anche perché è la squadra con la componente tecnica più importante del panorama italiano. Io sono veramente felice per lui, mi rivedo in lui, sono passaggi che ho fatto io a mio tempo e sono in attesa di vedere quello che saprà fare. Adesso io faccio un passo indietro, dipende tutto dalle sue gambe, ma sono sicuro che non mi farà fare bella figura. Ramona, una nuova avventura, si parte oggi con la Ciclita Day, come affronti questa nuova avventura? Sì, per me è un grande onore essere in questo team. Da questa stagione mi aspetto niente di specifico, ma una grande stagione di un buon livello. Dalla tua ex scuderia, la differenza con la Ciclita Day, quale pensi che possa essere? Io sono da 10 anni nella stessa squadra, per me è un grande passo in avanti entrare in Ciclita Day e mi auguro solo il meglio per la prossima stagione, dove gli obiettivi possono essere molti. Riccardo, diciamo che mi fa un po' specie, no? Vederti con i colori bianco-rossi dopo tanti anni alla Torpado. Sì, diciamo che io da quando sono passato alla mountain bike sono sempre stato in Torpado, è stato un cambio anche un po', diciamo, inaspettato, abbiamo un po' parlato così a fine stagione, e è stato una non che in Torpado non avessi potuto continuare, ma è stato il progetto nuovo e la proposta di Stefano, ma anche sia di Casa Grande che di Failli, che ci conoscevamo da tanto, il progetto insomma di fare un bel gruppo, correre un po' da squadra come si faceva una volta su strada, sono state un po' di cose che mi hanno fatto cambiare, e ovviamente lo stimolo nuovo dopo tanti anni in una squadra, ovviamente alla mia età, fa sempre comodo. Con i tuoi compagni non credo ci sia difficoltà di affiatamento? No, diciamo che li conosco tutti, specialmente i due Francesco, dai, anche prima su strada abbiamo corso insieme, quindi non nego che abbiamo provato tantissime gare insieme, anche in squadre diverse, quindi diciamo che mi sento già a casa e non ho mai corso con nessuno dei due, quindi è anche uno stimolo in più essere in squadra insieme, poterci aiutare, quindi dai, sono convinto che faremo un'ottima stagione. Vi sentite un po' la squadra da battere? Ma sicuramente non siamo più di primo pelo, come si suol dire, però siamo dei vecchi volponi che, come insomma, il nostro lo diciamo sempre, quindi secondo me siamo una delle migliori squadre marathon a livello nazionale. Unica donna del Crit Team di Santa Croce sull'Arno, la campionessa europea italiana Master Silvia Scipioni, che dalla prossima stagione sarà tesserata Elite. Silvia, allora, intanto l'unica donna del team è già questo, è una responsabilità. L'altra responsabilità è che quest'anno ti devi misurare con una categoria un po' diversa, no? Che differenza c'è? Sarà una bella impresa, perché fino ad oggi comunque avevo cercato di rimanere, cioè avevo deciso di rimanere nel mondo amatoriale per via del lavoro, degli impegni lavorativi, perché io quando mi metto poi in gioco, diciamo, voglio rendere al 100%, quindi niente, abbiamo preso questa decisione in seguito a degli avvenimenti che sono successi durante l'anno, ci abbiamo ragionato un po'. Oggi sono contenta di aver preso questa decisione, anche perché comunque diciamo che la stagione è finita in un modo che non mi sarei mai aspettata, con la vittoria dell'Elba, quindi insomma diciamo che è stato un buon stimolo, e ora vediamo, cercherò di dare il massimo, cercherò di ritagliare dei tempi un pochino più lunghi per gli allenamenti, anche se sarà dura, e cercherò di essere competitiva come vorrei. Però un obiettivo che ti poni qual è? Sicuramente uno c'è, ma non lo voglio svelare ancora perché sono molto scaramantica, non so se riuscirò a raggiungerlo, però vediamo. Riguarda l'Italia, l'Europa? No, l'Italia, non lo so, non lo so, dai, vediamo, è un obiettivo, no, non lo
lo dico, non lo dico. Diciamo che noi ce lo segniamo. Sì, è un obiettivo grande comunque, quindi non voglio peccare di presunzione, perché comunque il panorama internazionale è veramente vasto, ci sono delle atlete veramente forti. Io mi sento piccolina rispetto a loro, perché comunque al di là dell'esperienza, che nonostante la mia età, io mi sento ancora un'atleta che deve crescere. Atleta di punta degli amatori è sicuramente il campione mondiale italiano, terzo agli europei e la sua seconda stagione alla Cicli Taddei, Andrea Doria. La stagione 2022 tra le file della Cicli Taddei dovrebbe essere una conferma, oppure quali obiettivi ti poni? Consideriamo che hai già raggiunto dei belli obiettivi. Diciamo che già riconfermarsi sarà dura, diciamo. Conciliare lavoro e bici è sempre complicato e difficile. Titolo mondiale, sempre Master 2 e poi è fatto terzo al campionato europeo in Svizzera. Sì. E quindi insomma, che cosa ti aspiri per questa nuova stagione? No, mi auguro di ripetere già questi risultati, sarebbe già, diciamo, un bel obiettivo, un bel traguardo da raggiungere nuovamente. L'europeo vediamo un po', di provare diciamo andare un pochino più su. A completare la squadra amatori biancorossi Luca Accordi, Marco Galeotti M1 proveniente dal team Kona, Giulio Galli e Tommaso Vanni che la prossima stagione passerà alla categoria M2. Un esempio di passione e attaccamento alla maglia è dato da Marcello Bartolozzi, categoria M8. La grande passione per questo sport che ti prende veramente a tutto tondo e non ti lascia. Gli anni passano, il tempo, però la passione, la forza di andare avanti rimane. Ogni anno in questo periodo dico vabbè, ora cosa farò il prossimo, lascerò, non lascerò, però poi non riesco a farlo perché, ripeto, è una malattia veramente grave. Prudente il patron Stefano Taddei, che con un briciolo di scaramanzia ci svela gli obiettivi per la nuova stagione del team biancorosso. Che vuol fare la Cicli Taddei per il 2022? Ma quello che faremo, cioè quello che vuol fare è facile dirlo, ma secondo me è più giusto aspettare 12 mesi e riparlarne ora. Quello che era il nostro concetto era quello di ripartire veramente come se Covid non ci fosse stato, per cui il momento di investire nuovamente in questo sport che per noi è sangue che scorre nelle vene, e per cui da quest'anno abbiamo deciso di rinnovare e investire ancora sui giovani, e non solo giovani, Chiarini è l'esempio, però cercare di essere ancora un punto di riferimento nel panorama nazionale del mountain bike, dando sempre più energia e valore a questa squadra. C'è anche da dire che quest'anno ci sarà anche una nuova versione della bici, della Specialized, che sarà a disposizione degli atleti. No, diciamo che nuova non è, è il ripetere quello che già era la nuova Epic del 2021, quindi un altro anno correremo nuovamente partner di Specialized, correremo appunto con le Epic. È un momento difficile nel panorama ciclistico perché c'è molta carenza di componenti per montare le bici, però le nostre bici sono già arrivate appena ieri, quindi contiamo di montarle quanto prima per dare ai nostri ragazzi e cominciare a preparare nel miglior dei modi per la stagione. Sentiamo un po' di confusione, vediamo alle tue spalle Riccardo Chiarini che si è già ambientato. L'ho detto prima quando ho presentato Riccardo, ho detto forse il più burlone del panorama nazionale della mountain bike, sicuramente è un ragazzo che porta tanta energia, tanto spirito, tanto ridere, però senza trascurare quello che è l'aspetto agonistico della disciplina, per cui per noi sarà un punto di riferimento anche lui, e cercheremo di metterlo nelle migliori condizioni per operare al meglio. Senti, un cenno alle gare, quali saranno, quale in linea di massima la Cicli Taddei farà parte? No, allora sono sincero, ancora non abbiamo analizzato la stagione 22, pur sapendo che ormai è abituato a partire dall'Andalusia in Spagna, però sicuramente faremo più di una trasferta in Spagna. E perché non l'abbiamo analizzato? Perché abbiamo visto un calendario veramente intenso, importante, quindi dovremo operare delle scelte per poter gestire al meglio la stagione con tutti i ragazzi. In bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Grazie a voi.
questo naturalmente è il futuro, è una parte dell'anno in cui ne parliamo spesso presentando squadre come appunto la Ciclita Day 2022, ma anche un po' alla volta, lo faremo soprattutto nelle prossime puntate, le varie manifestazioni che sono in programma nelle varie discipline. Una di queste è il ciclocross, la stagione tra l'altro è andata piuttosto bene anche in quest'inverno 2021-2022, ma grazie agli amici dell'Ora del Ciclismo torniamo indietro di parecchi decenni, a dire il vero. Sono loro, gli amici dell'Ora del Ciclismo, che hanno creato questo montaggio molto molto interessante, molto divertente, che ci riporta agli albori del ciclismo. Non so, non credo che ancora fosse definito come ciclocross, ma direi che nell'essenza c'era, e come, lo vediamo insieme. Futuro, passato e ancora futuro, ancora nel mondo della mountain bike con la Coppa Toscana 2022. Questa è la presentazione, in particolar modo la presentazione e la rassegna di tutte le tappe che la compongono. È pronta l'edizione 2022 del circuito che vi farà vivere una stagione sportiva da protagonisti. Coppa Toscana MTB Experience. In occasione delle feste natalizie, la Coppa Toscana apre la campagna abbonamenti con un'imperdibile promozione
avrete a portata di mountain bike tutte le più belle gran fondo e marathon della regione. Si parte il 20 marzo con la gran fondo Castello di Monteriggioni a Monteriggioni in provincia di Siena. Poi si passerà ad Arezzo il 27 marzo per la Rampichiana. Il 10 aprile si torna nelle terre di Siena per la Sinalunga Bike. L'8 maggio sfida sulle lunghe distanze con la Costa degli Etruschi Epic a Marina di Bibbona, Livorno. Il 22 maggio altra marathon con la classicissima da piazza a piazza a Prato. Dopo la pausa estiva si tornerà a correre il 4 settembre a Prato Vecchio, in provincia di Arezzo, con la Stracca Bike. La provincia di Arezzo sarà ancora protagonista il 9 ottobre con la Casentino Bike a Bibbiena, nel cuore del Casentino. E per concludere il gran finale all'Isola d'Elba con la Capolivery Legend Cup il 15 ottobre. Un'offerta imperdibile, con soli 180 euro avrete l'iscrizione alle prime 7 prove, mentre con soli 50 euro in più potrete partecipare anche alla tappa finale sull'Isola d'Elba. Coppa Toscana, la Toscana più bella, a portata di mountain bike. Un gran bel promo che racconta in maniera perfetta ed ineccepibile tutto quello che attenderà chi si iscriverà naturalmente alla Coppa Toscana 2022. Termina qui il nostro appuntamento numero 194 con A Tutta Bici Extra, come detto speriamo seconda e ultima puntata in edizione home working. Grazie comunque per averci seguito l'appuntamento, come sempre alla prossima settimana.